sempre Investing Napoli e siamo in compagnia adesso di Giuseppe Lauria. Grazie per essere qui con noi, trader indipendente, analista. Ciao Giuseppe. Grazie per l'invito, è sempre una bellissima occasione questa di Investing, perché ci dà la possibilità di vederci un po' tutti e di condividere le nostre esperienze. Domanda subito a bruciapelo: la commodity del 2024, dato che Giuseppe è trader delle materie prime, la commodity 2024? Beh, certamente oggigiorno tutti focalizzano l'attenzione sul cacao, che ha superato anche le 8.000 dollari per tonnellata. A cui il titolo molto facile, che è Cacao Meravigliao. Questa bisognava dirlo. Torniamo seri, Giuseppe. E quindi nulla, insomma, c'erano già in realtà dallo scorso anno, fine 2022, inizi 2023, c'erano già degli elementi, dei fattori che facevano immaginare la possibilità di un rally su questa soft commodity molto importante, contesti legati al clima che si sono palesati nei territori principali di produzione, penso a Ghana e Costa d'Avorio, dove si produce circa il 70% del cacao a livello globale. Venti stagionali particolari che negli ultimi tempi hanno rovinato gran parte delle piantagioni, non solo questo chiaramente, però questi sono sicuramente gli elementi importanti che mi facevano già dallo scorso anno immaginare la possibilità di un rialzo netto e deciso, però sinceramente non fino a questi livelli. Poi sono entrati in mezzo gli hedge fund e quant'altro, quindi la materia prima del 2024, al momento il cacao, però attenzione, a mio avviso potrebbe essere il gold. Ci sono anche in questo caso dei fattori importanti che fanno immaginare questa prospettiva, e anche il rame può essere interessante. Quindi gold e cacao, nonostante siano già ai massimi e il 2024 è appena iniziato, perché se ci state seguendo diciamo prima di Pasqua deve ancora completarsi il primo trimestre dell'anno, comunque hanno ancora spazi per crescere, ci sono margini, ecco. Cacao francamente credo che prima o poi dovrà fermarsi, perché è veramente un treno in corsa. Sul gold invece io immagino la possibilità di vedere ulteriori rialzi. Perché? Perché immaginiamo a cosa ad esempio può accadere nel momento in cui la Fed abbassa i tassi, per davvero i tassi. Beh, quello potrebbe essere un'ulteriore linfa vitale per il gold, che ha mantenuto brillantemente già a certi livelli lo scorso anno, non è mai sceso sotto i 1.800 dollari l'oncia, nonostante il valore del dollaro, l'obbligazionario decennale americano e quant'altro. Beh, questa sua resilienza l'aveva già plasticamente manifestata graficamente lo scorso anno. A questo aggiungiamo gli acquisti record netti e decisi delle banche centrali, che stanno continuando. Gli ultimi dati della Cina parlano addirittura del 16° mese consecutivo di acquisti, soprattutto i paesi non del G7, pensiamo ai BRICS e quant'altro, e poi acquisti netti e decisi anche di oro fisico, dati pubblicati la scorsa settimana da parte della classe media cinese. Quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Alla fine i cinesi si proteggono, visto che la crisi immobiliare, insomma la disoccupazione giovanile e la crescita a rilento è evidente, quindi anche per questo si abbottonano il valore dello yuan. Bravo Giuseppe. Dicevi anche del rame? A mio avviso c'è la possibilità, anche in questo caso devono palesarsi delle condizioni particolari, sicuramente una delle condizioni è una offerta non troppo brillante sul rame. È una domanda che invece... Una domanda che potrebbe tendenzialmente crescere. Immaginiamo cosa potrebbe accadere nel caso in cui ad esempio dovesse riprendersi il settore immobiliare in Cina, un esempio. Lo stesso abbassamento dei tassi di interesse, anche questo potrebbe dare in là, potrebbe dare ulteriore linfa vitale anche a un metallo industriale come il rame. E poi c'è sicuramente il problema legato all'offerta. Questo secondo me potrebbe spingere il rame ben oltre i 4,5 dollari per libra, che è un livello che io sto monitorando. Sì, sì. Bene,
abbiamo dato anche un livello insomma interessante per il rame. Tornando al cacao, se ci seguite prima del giorno di Pasqua, beh insomma le uova costeranno un pochino di più, anche perché con questa storia che ci dicevi tu della scarsa offerta che dalla Costa d'Avorio e i paesi principali esportatori e produttori hanno provato una via alternativa, cioè l'Indonesia, ma l'Indonesia non passa più dal canale di Suez per i problemi che ci sono, devono fare tutto il giro dell'Africa e a quel punto, come dire, i prezzi sono ugualmente aumentati. Ho studiato? Molto preparato. Grazie a Giuseppe Laurio, ovviamente buona giornata e buon lavoro.